Benvenuti a questo importante convegno di dibattito che fa parte di una serie di iniziative che la Società Operaia di Cerveto San Nitto ha organizzato in occasione dei 130 anni dalla sua fondazione. Io sono qui appunto per rappresentare assieme al Presidente Giuseppe Ciaburri la Società Operaia in qualità di Vicepresidente Junior di questa associazione. Nella sala precedente potete vedere dei pannelli, sei pannelli in plexiglass, che raccontano la storia della Società Operaia di Cerveto. Sono sei pannelli che sono stati curati dalla dottoressa Antina Cerveglio e che appunto raccontano tramite le foto, le scansioni di antichi documenti custoditi nella Società Operaia di Cerveto la storia di questa antica associazione, che è la più antica di Cerveto, essendo stata fondata il 3 marzo 1881. Ringrazio a nome del Consiglio Direttivo della Società Operaia, l'Archivio di Stato di Benevento e in particolare la direttrice dottoressa Valeria Tardero, che in questi mesi di intenso lavoro ci ha coordinato e consigliato nell'organizzazione di questo convegno, assieme agli amici dell'Associazione Terre dei Gambaforte di Genova. Ringraziamo anche i due enti che hanno patrocinato la manifestazione, la provincia di Benevento e il comune di Cerveto San Nitto. Ringraziamo i relatori, anche a nome della Società Operaia, per aver accettato l'invito di intervenire questa sera per farci conoscere al meglio questo fondamentale periodo storico, qual è il Risorgimento, che molto spesso viene strumentalizzato e sottovalutato. La serata si articolerà nel modo seguente. Ora seguiranno i saluti istituzionali e successivamente ci saranno gli interventi dei vari relatori. Al termine seguirà un dibattito, chiunque voglia fare delle domande o approfondire determinate tematiche potrà farlo liberamente, anche perché noi crediamo che un convegno senza un dibattito è un convegno riuscito solo a metà, perché il coinvolgimento attivo del pubblico è fondamentale e può avvenire appunto solo attraverso un dibattito. Dopo il dibattito non scappate, mi raccomando, perché ci sarà la premiazione dei soci della Società Operaia con più di 40 anni di iscrizione e quindi un piccolo rinfresco offerto dalla Società Operaia. Noi già con i relatori abbiamo raggiunto un accordo sui tempi massimi degli interventi che dovranno tenere e quindi chiedo anche alle autorità che terranno i saluti istituzionali di non tenere gli tempi brevi, perché comunque abbiamo molte cose da fare in questo pomeriggio. Ringrazio a nome della Società Operaia il signor Giacomo Sandro, che sta curando la videoregistrazione del convegno, videoregistrazione che verrà pubblicata su YouTube in modo che possa essere consultata anche da coloro che non sono potuti intervenire questa sera. In conclusione, non posso non ringraziare a nome della Società Operaia tutti i presenti, in particolare i rappresentanti delle associazioni di Cerveto San Nitto, i rappresentanti istituzionali, e passerei subito la parola al Presidente della Società Operaia, professor Giuseppe Ciaburri. Sarò brevissimo. In veste di Presidente della Società Operaia di Cerveto San Nitto sento il dovere di porgere ai presenti i più vivi e sinceri saluti. Un vero ringraziamento va alla dottoressa Valeria Tardero, direttrice dell'Archivio di Stato di Benevento, per la totale disponibilità mostrata nelle varie fasi organizzative di questo convegno dibattito. Un grande riconoscimento infine va agli oratori dottor Renato Piscitelli, dottor Gianluca Punzo, dottoressa Lucina Cerveto e al professor Antonio Gisotti. Ringrazio inoltre la provincia di Benevento, il comune di Cerveto San Nitto, l'archivio di Stato di Benevento, l'associazione Nuovo Orcone, Club Alpini Italiano di Piedimonte Matese, il coordinamento provinciale per le iniziative inerenti ai 150 anni dell'anniversario della nascita della provincia di Benevento, il coordinamento regionale delle società di pubblico soccorso della Campania, la Prologo di Cerveto San Nitto e tutte le associazioni presenti. Dunque, passerei subito la parola al vicepresidente della provincia, l'onorevole avvocato Antonio Barbieri. Grazie.
verità, sarebbe stato preferibile tenermi più, diciamo, ai margini, ma in considerazione del fatto che la provincia di Benevento è agli enti che hanno patrocinato questa manifestazione, io mi limito innanzitutto a ringraziare per l'iniziativa, dirò subito perché, e a porgere i saluti a nome del Presidente della provincia, professor Civitile, a tutti i presenti e in particolare al Presidente della società operaria e a tutti i soci della società stessa. Perché ringraziamento da parte della provincia? Perché la provincia, l'amministrazione, ha avviato in vista dell'anniversario, del 150° anniversario della Costituzione, della nascita della nostra provincia, una serie di iniziative in considerazione del fatto che la storia della provincia di Benevento è una storia poco conosciuta dai Sanniti in primis, e le iniziative pensate, progettate in modo particolare dalla dottoressa Rattella, dalla dirigente del Consiglio di Stato, dal dottor professor Cisoli, da tutto il comitato costituito dall'amministrazione provinciale, sono state iniziative che hanno contribuito in maniera rilevante, con la partecipazione di enti, di scuole e di altri soggetti istituzionali, che hanno quindi ben determinato a far conoscere molto di più la storia della nostra provincia. Storia della nostra provincia, la quale Cerveto non è estranea. Cerveto ha avuto un ruolo particolare. Cerveto all'epoca non apparteneva a Sannio, era terra di lavoro, fu presa da, diciamo, da quando vennero determinati i confini amministrativi della provincia. Cerveto contribuì con il territorio, con il proprio comprensorio, anche per la storia secolare che aveva. Non posso qui a dirlo per non mancare di rispetto agli storici presenti. Ma voglio dire, Cerveto ha avuto un ruolo marginale proprio per la figura di Michele, che poi è il fondatore, come tutti sanno, del sodalizio. Perché Michele Ungaro, con Carlo Torre, naturalmente, tutti sono stati abituati un po' a percorrere ciò che ha scritto o ha fatto scrivere Tampone. Bellusi ha scritto sulla base di quello che Tampone aveva raccontato dal suo punto di vista. Però molti esperti storici o sinologisti, e questo poi è stato il noccio dell'iniziativa dell'amministrazione provinciale, perché poi Garibaldi, che fece il decreto di riconoscimento istitutivo della provincia di Benevento, poi non fece nominare Rapone primo presidente o governatore di Benevento. Partecipando invece al momento fondativo Torre e Michele Ungaro, che fu il primo presidente della deputazione sannita, e quindi una figura chiave in rappresentanza anche di una corrente di pensiero un po' più moderata rispetto a Rampone, insieme con Calle e con Federico Torre. Ma su questo i relatori sicuramente diranno molto più e meglio di me e spiegheranno
credo che sia proprio il caso di, che qui a Cerreto, con le scuole, grazie anche a queste iniziative della società operaria, abbiamo una serie di iniziative per riscoprire la figura di Michele Ungaro, che proprio in quel periodo storico ha avuto un ruolo determinante, un ruolo di primo piano per la costruzione della provincia. Quindi onore e merito a chi ha pensato, in occasione della ricorrenza del primo maggio, di richiamare i cerretesi a queste importanti nostre importanti storie del nostro passato. Quindi questo è il motivo della gratitudine anche mia personale come cerretese. Quindi vorrei da qui lanciare anche questa proposta, cioè che l'iniziativa di oggi non rimanga un'iniziativa isolata, che sia diciamo, l'inizio e l'avvio di un processo di ricerca storica proprio sulle sue figure. Allora, non sapevo che quelli qui nella società operaria veniva costruita una lettera autografa di Garibaldi, inviata proprio a Michele Ungaro, un po' rovinata dall'usura del tempo, dall'umidità dell'ambiente, della società, come occorre contribuire anche con i nostri archivi a aprire tutto ciò che abbiamo per agevolare il lavoro della Dante, proprio per questa importante ricerca sulla quale sicuramente ci dà qualcosa. Grazie ancora per l'opportunità e vogliamo un buon lavoro a tutti. Io volevo dire una cosa, sono stati invitati entrambi i candidati delle liste, che i candidati sindaco delle liste che si contendono per la prossima elezione amministrativa a Cerreto, in particolare anche il dottor Pasquale Santaga, che è stato invitato anche perché lui è socio da oltre 30 anni dell'associazione, non lo vedo in sala, però per par condicio se il dottor l'architetto Corone vuole intervenire per fare un saluto. Per par condicio, dai. Architetto Lorenzo. Buonasera, sono appena arrivato, non ero preparato, un saluto non spiega nessuno, anche perché la società operaria mi ha visto da i dirigenti, la ricerca di luce. Non ricordo, probabilmente erano i capelli moranini, comunque è sempre un piacere stare qui tra tanta gente, tra i soci soprattutto della società operaria, una storica istituzione di Cerreto. Buonasera a tutti, buon lavoro.